Grand Slam di judo in corso di svolgimento a Düsseldorf, prima giornata caratterizzata da 4 medaglie d'oro su 5 appannaggio di judoka giapponesi. Tra le donne sotto i 52 kg, non nuova a tale tipo di imprese la kosovara Kelmendi, donna del giorno, brava a superare, applicando ripetute tecniche kumikata, la resistenza della mongola Lakhvasuren Argento. La campionessa olimpica ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che questa è la sua categoria, prima contro la tedesca Thum, poi in semifinale contro l'italiana Giuffrida, dulcis in fundo in finale. So today, to be honest, I was very motivated. And I had some feelings like... Ad essere onesti, oggi ero molto motivata. Ho avuto come la sensazione di essere alle Olimpiadi. Sapevo esattamente cosa dovevo fare ed ero fiduciosa. Penso di aver dimostrato di meritare fiducia e aver lottato. Tra gli uomini sotto i 66 kg su tutti il giapponese Maruyama, numero uno del seeding e uomo del giorno, che sconfigge per Uchimata il coreano Lee Gwan Kim. Assai dinamico il vincitore, medaglia d'oro del Grand Slam di Osaka, che in semifinale fa fuori l'italiano Manuel Lombardo, che aveva sconfitto il giapponese Abe a Parigi. Bronzo per il russo Shamilov ed il mongolo Yondon Perenlei. Grazie, per me all'Osaka Grand Slam era importante poter mettere in pratica il mio stile, ma venendo qui a Düsseldorf sapevo che sarebbe stato difficile, quindi volevo essere in grado di trovare il giusto momento, saper aspettare e trovare il momento per colpire. Categoria donne sotto i 48 kg, ancora una giapponese sugli scudi, trattasi di Funa Tonaki, la quale batte nella finalissima la coreana Kang con tecnica Sumigaeshi finalizzata all'Ippon. Categoria uomini sotto i 60 kg, a sbaragliare la concorrenza ci pensa il nipponico Nagayama, giustiziere del russo Mshidobadze, grazie a Nuchimata finalizzato all'Ippon. Donne sotto i 57 kg, qui vince manco a dirlo la giapponese Yoshida, numero uno del ranking mondiale, che sconfigge la brasiliana Silva. Per chiudere, la mossa del giorno viene dal mongolo Yondon Perenlei contro il moldavo Vieru, campione del Grand Slam di Parigi.